Buongiorno da BTV News. Oggi 6 aprile è San Pietro da Verona e si celebra il Carbonara Day, ossia la giornata mondiale della carbonara, celebre piatto di spaghetti con guanciale, tuorlo d'uovo e pecorino romano. Sull'origine della ricetta della carbonara da sempre gli studiosi dibattono. Qualcuno sostiene che il piatto è stato inventato nell'Ottocento, ma nel più famoso dei libri di ricette di quel tempo non c'è traccia della carbonara e quindi la sua invenzione non può che essere collocata nel Novecento. E qui entrano in scena gli americani, per alcuni la paternità della ricetta da attribuire ai soldati americani che durante la Seconda Guerra Mondiale unirono gli spaghetti italiani a bacon e uova in polvere dati loro in dotazione nelle razioni K, dando vita alla prima ricetta della carbonara. Ma i più romantici danno un nome a un volto che ha inventato il piatto, Renato Golandi, chef bolognese che avrebbe realizzato per primo la carbonara per soddisfare i generali delle truppe alleate nel 1944. L'idea di istituire la giornata della carbonara, che ogni anno cade il 6 aprile, è nata per promuovere il Made in Italy e la cucina italiana, puntando su una delle ricette più tradizionali e emblematiche, ma anche antiche del nostro paese. Un piatto semplice ma gustoso, ricco, capace di mettere tutti d'accordo per gusto e sapore. Oggi è anche la giornata nazionale del Bunet e la giornata internazionale dei popcorn guarniti con caramello. Tra i nati oggi nominiamo Fred Buongusto, 1935, Eugenio Scalfari, 1924, e Mario Merola, 1934. Tra gli scomparsi ricordiamo Igor Stravinsky, 1971.